Guru. Guru. Questi sono ragionamenti da non insegnanti. Brava. Ma che passaggio è? Cioè dimmi se non emoziona, cioè dai. In questo caso alle prove ti ha dato 9. No, ma la Celentano sta veramente peggiorando. Buongiorno. Ciao Lorella, ciao Anna, ciao Rudy. Eccoci qua, siamo tornati. Ciao tizi, ciao fan, ciao tutti. Cos'è questa cosa? Come lei entra. Ah. Partiamo con l'ingresso di due maglie della sfida. Oh, una sfida. Sebastian. Vedi che non sono solo io che lo dico così. Ma lei... Un po' tedesca è. Chissà, dovrebbe fare un test del DNA. Maria De Filippi Stodiek. No, vabbè, è lui. È lui, Amadeus. Amadeus. La versione cattiva di Amadeus, come si chiama? Odieus. La mia storia, i miei Sanremo. Sì, mazza. C'è tutto lì. 5 anni di Sanremo, tante cose che chiaramente il pubblico non conosce. Ah, è venuto a vendere il libro, ci sta. Tutte le volte che vengono lì è per vendere qualcosa, un singolo, un libro, un album, se hanno uno spettacolo. Molto conosciuto. Birna Toppi! La Toppi, ragazzi. Il video della Toppi di un anno fa, la Toppi ha toppato, ha fatto un sacco di views. Vediamo se toppa di nuovo. Vediamo se oggi toppa o solo topa. E entrambi i giudici vi giudicano su quello che sentono per il canto e quello che vedono per il ballo. Però per i giudizi che danno di solito sembra più che diano il voto quello che vedono nel canto e quello che sentono nel ballo. Andiamo alla musica. Vai Alessia, dico il nome per vantarmi. Lo so. Che lo sai. Bel fuori asso. Chiccia. Mi fa troppo ridere sto stile. Lei proprio... L'energia sempre al top, eh? Energia, gamma dinamica, fluidità, personalità. Però mi va bene perché lo fa nel momento giusto in cui c'è un accento effettivo, non è così in mezzo a caso. E comunque non era troppo, cioè a volte è tipo strano quando ballano questo stile qui. Poi il passo di Shinai. Spaccata, anche elastica, fa vedere le qualità. Anche così, sì, ovviamente è un bel taglione. Carina. E lei arriva, eh? Hai visto il video delle prove? Hai dato un voto altissimo. Io la trovo femminile e sensuale come piace a me, ma mai volgare come non piace a me. Ma lei da anni che continua questa storia. Femminile e sensuale, ma mai volgare. Quelle che faranno la sfida, il guanto di sensualità. Tigre contro gattina. Io non metto mai in mezzo gli altri, sono gli altri che mettono in mezzo me. Eh beh, frecciatona, ragazzi. Andatevi a guardare la reaction che abbiamo fatto in live che trovate su YouTube. Mamma mia. Ma volete vedere la maglietta che si è messa oggi? Cosa ha scritto? Guarda. Guru. Guru. Grande cielo. Non mi fate ridere che sono ancora male. Guru. Si gira il mondo della danza sa. Sì, dietro. Madò, sai quante magliette che vende? Genio comunque. Alla Toppi, brava. Mi piace tantissimo. Dimmi quando ci hai pensato. Mi piace tantissimo. Che falsa. Ragazzi, noi ritiriamo tutto quello che abbiamo detto la scorsa puntata su Deborah. Dovevamo andare più con calma. No, ci sta così, adesso ho capito. No. C'è la puntata. Se no dicono, ma voi eravate prevenuti. Invece no, noi eravamo dalla parte di Deborah. E poi a una certa Deborah ha fatto una stronzata. E quindi ci ha fatto incazzare. Oh, io non mi sono mai arrabbiato come la scorsa reaction in live. E poi ero pure malato, cioè, mi fa venire, capito, uno sciopum. Anzi, è peggiorata la tua situazione. Sì, dopo sì, davvero, sono stato a casa e non ho più la voce. L'ho portato a casa io. Cosa canti, Diego? I'm yours. But I won't esate no more, no more. Raga, ti è piaciuto? Ti dirò. Questa è una canzone che è perfetta per te. Perfetta. Era quasi facile per te questa, cioè tu la cantavi, grazie, potevi essere il cugino di Jason Mraz. Cugino di Jason. Sì, però la canta era comunque un po'... Sorta di piccola comfort zone. Mi sembrava una comfort zone un po', dai. Comunque sempre i soliti problemi di staging. Musica. Step back. Oh...
Chi ti ricorda? Carola. Però Carola ha fatto questo pezzo sulle punte. Sì. Lei invece è il tacchetto. From all the broken pieces of the mess we made, I can be... Ti piace più Carola lei? In quale senso? Come ballerina. Un attimo. Ah, come ballerina Carola. I'm out of here, no more fear. This is way too much to... È carini comunque questi passaggi coreografici, sì, sulla sbarra. No, questo dai, mi sta piacendo. Si sta lasciando anche un po' di più. Comunque ha un fisico assurdo. Sì. I just gotta be me. Questo cabriolino un po' deve essere più esplosivo. Allora, sta migliorando. E questo era sexy dinamica, ma non volgare. Sì, secondo la Cede, ovviamente. Secondo il guru. Perché era molto diverso da Alessia, no? Sì, era molto più svestita. Ti ha dato alle prove 15, pensa quanto è stupida. 15? No, esagerata, 15. Ormai, vedi, si sta polarizzando tutto. È una mia allieva, mi è piaciuta, 15, ma... L'eccellenza. Cosa serve all'allievo ricevere un 15? Non serve a niente. L'importante è che siano voti che poi non rimangono, perché poi quando facciamo la classifica dei prof... Esatto, se i voti sono questi è un disastro. No, ma il problema è che secondo me non gli fa bene, perché non gli cura delle cose che secondo me questa ballerina dovrebbe studiare, dovrebbe sapere. Bravo, quello che ho appena detto. Però non mi devi copiare, Manuel. Non puoi dare 15 a una coreografia così. È bella, bellissima e stupenda, proporzionalmente nelle linee tutte quante, ma c'erano delle mancanze. No, vedi che c'è sempre in questa incoerenza della Celentano. Prima si atteggia come... Oh, senti Manuel che dice come linea è perfetto, però c'erano le mancanze di forza, di... Sì. Ti ho trovato un po' acerba, a mio parere è mancata un po' di sensualità. La Topa sta dicendo che le è mancata la sensualità. Ah. Io avrei dato altre correzioni, non quello sulla sensualità. Però la Virna ha detto una cosa giustissima, perché lei lo sa, io lo so. Virna, sì, se lei non ha detto cose giustissime. È un po' acerba, ma questo Virna non vuol dire... Senti male. Intanto abbiamo sempre detto che ha un grandissimo potenziale. Sì, questo è vero. Perché per me è 15! Ma che te frega a te? Ma no. Ma me frega invece, perché poi si fanno le classifiche dei voti dei professori, che saranno un disastro, falsate. Come sempre. Quando devo valutare un mio allievo do 15, quando devo valutare un altro do 3, 2, 4... Cioè, anche Manu ha dato 4, non era da 4 questa coreografia, capite che non funziona nulla in suo programma, perché non ce n'è uno lì dentro che sia onesto a livello intellettuale. Ma devono forse fare show e quindi diamo i voti così. Forse i prof stessi non dovrebbero dare i voti. No. Tu sei prof degli allievi, basta. Quel voto non conta nulla, non bisogna proprio dargli peso. Non avevi mai avuto un gelato? No, sempre solo in gelateria ho preso. Bravo, meno male che l'ha detta lui la battuta, che se la stavo per fare io. Più bello quando sorrido, sono già scoppiato, quindi amori ve lo dico qua, tanto si è capito. Ah, ci sono gli amori. Il bello che abbiamo passioni in comune nella vita, queste... Però sta mano bisognerebbe un po' correggerla, sembra che si anche sta... i giri che sta facendo. Si sta facendo aria alle parti basse, cioè. Che fa caldo. C'ha le palle sudate. Devono rimanere fredde, è importante per la salute. Sì, infatti per questo loro si adattano. Pensi che non ci rimanga male se mi fermo su certi commenti, ma se scappa il fatto di cronaca sempre mi attira la società a pezzi. Non so, sembra molto concentrato sulla lirica, cioè sulle parole. Sì, ha gli occhi chiusi. Si sta concentrando tantissimo. E basta, tutto il tempo con gli occhi chiusi gira intorno. No, come staging non ci siamo. Simpatico comunque quello che ha scritto, però... Ma però si vede che la settimana scorsa era preso meglio o più preparato, perché il pezzo di Eminem, per esempio, a parte la parte in inglese, l'ha fatta molto bene. Sì, ma perché a livello di testo... Quindi è come se da adesso il testo lo preoccupava di più, era meno preparato e quindi molto più concentrato. Cazzarola, l'ansia sembra quasi che ogni volta prenda il sopravvento, è una cosa che... In ansia. Che non mi piace perché mi citati coerente un sacco. La cuccarina è rimasta pietrificata. E anche se mi mangio una parola e farfuglio una barra, per me è una sconfitta. Vabbè, deve essere così. Però è una cosa proprio piccolina rispetto a quello che racconti, capito? Però ci sta che è perfezionista. Ma perché? Cioè, perché i perfezionisti devono essere... Cioè, è giusto che siano gli allievi perfezionisti, però i professori, anche loro, dovrebbero cercare la perfezione, cercare il miglioramento, no? Se no, sono tutti bravi, sempre bravi, questi cantanti bravissimi, i ballerini prendono 15. Di amori che sbocciano e del primo palo che te lo sei preso tu, vorremmo sapere qualcosa di più, Maria. Eccola lì, eccola, subito sugli amori. Scusate, ancora... perché qui non è che potete solo dire le cose in puntata e poi noi non sappiamo niente. Madonna, lei che pettegolona. Non gli frega niente dell'allievo, volevo solo sapere chi che scopa con chi. C'ho ancora il segno. Ho dato le becche al palo, c'ho ancora il segno. Mamma.
c'ha il cappello, capito questo? Tu hai una faccia fortissima. Ha una faccia fortissima, ma con gli occhi chiusi. La quarta volta che prendi il microfono è già qualcosa di molto alto, quindi quella piccola imperfezione avrai tempo di correggerla. Allora, ha detto una cosa giusta, però l'ha imbonita troppo. Nel senso, quello che devi dire in questo caso è: tu hai sbagliato, non mi devi far vedere che hai sbagliato. Non è possibile che tu fai una sbavatura e me la fai notare di più perché cambi la faccia. Anche uno disattento in questo modo se ne accorge. Stessa cosa ai ballerini, no? Quando fai sbagli un passo fai... No, fai finta di niente, nessuno se ne accorge a volte, a parte se cadi faccia. Quel caso lì, se è contemporaneo, puoi mascherarlo. Sì. Ti cercai, se mi incontrasti o ti incontrai, ma il destino... Vediamo, nostro Alessio. Oh, ma le spalle snotissime. No, lui è... tra elastico sulla parte alta del corpo. Supercar da Miami Vice, mentre sto puntando il cielo. Eccola la sua faccia. Destino scritto sulla fronte come Jamie Dice. Hai il ferro nel video, tolta la maschera, resti una barzelletta fra come le mie da cazzo. Da quando mai detto? Cazzala, mi auguro sto tram, presto passerà, mettere me con te come la dar. Come ti piace? Ci sta, è molto preciso. Dammi ora. C'è Manu che balla io. Sì, a lui da 16 allora. Lo trovo interessante sto ragazzo perché è versatile. Riesce a passare da momenti molto lenti, soft, molto fluidi, a poi dargli anche il pep. E poi ha delle qualità fisiche notevoli, di elasticità, sì, che gli permettono di movimenti molto particolari. Svanirà. Bravo, tipo tutta questa parte wow, sì, cioè sì. Meglio se vado là con la spalla si stacca, cioè. Sinceramente mi fai cagare, non mi piace l'hip hop e generalmente non è un tipo di stile che io guardo. Ecco, ok, onesto. Ma ti ho guardato volentieri e mi sei piaciuto molto. Grazie. Quindi non ho nient'altro da aggiungere, bravo. 4. Ma ti metterò ultimo in classifica. Esatto. Ecco, non ho nient'altro da aggiungere perché poverina, che ne sale. Canto Giudizi Universali di Aaron. Universale. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la... Che si guarda in giro tipo... Solo la copia di mille riassunti è leggera, leggera. Ah, brava, è brava. Io sono sicuro che lì sul box c'è scritto chiamami Faro, due punti, figlia di, così per far capire ad Amadeus che... Perché si chiama chiamami Faro? Perché brilla come un faro? Lei illumina la via. Che sembra una canzone d'amore, in realtà è un po' il contrario. Cioè, non è un amore che non va molto bene. Che mi ha dimostrato e ha dimostrato a tutti che tu sai cantare, che hai una voce bellissima. Amadeus parla, gli piace. Come la toppi. Io non guardo questo stile, non aggiungo altro, basta, bravo. Sarebbe figo se non avesse neanche detto il comunque mi sei piaciuto. Solo io non guardo questo stile, non aggiungo altro. Come dire, adeguarti un po' di più al testo. L'avrei cantata un po' meno, nella seconda parte soprattutto. Ma hai una bella voce. Va bene, non doveva cantare, doveva ballare. I will not make the same mistakes that you did. Oh, vediamo. Vai, Senna. Un mood diverso. È vestita di blu come la Senna. Vediamo se apre la bocca. Ci sono state discussioni lunghissime sulla sua bocca. I will not break. Bello il cambio di dinamica. So I've learned the hard way. So now... I passaggi che fa sono sempre sono fantastici. Because of you, wow, wow, brava. Peccato ovviamente pirouette con rilevo basso. Because of you, try... Madò. Cioè. Wow. No, ma che passaggi che fa? Passaggio ma è? Alcuni non l'ho mai visti proprio. No, ma sul collo del piede così, da spaccarsi, cioè, metatarso rotto subito. Bello, no, incredibile. Fa delle cose da danza ginnastica incredibili. Sì. E poi vedi però qua, le manca qualcosa, è incredibile, nonostante tutto quello che sa fare. Sei riuscita ad emozionarmi, mi ha portato nel tuo mondo. Anch'io mi sa che mi emozionerei, cioè vedere questi passaggi dal vivo. Dal vivo, sì, fa molto wow, però... Lei ha bisogno proprio di fare un passaggio fighissimo per dire ok, questo piacerà alla gente. Sì, 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 sì. Cioè ma... non ha il concetto che un movimento semplice può comunque emozionare. Lei non lo vive, lei non vive un'emozione. Se la vive, la vive ma la tiene tanto nascosta. È un peccato, potrebbe essere incredibile. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bella sta canzone. Knock, knock, knocking on heaven's door. Sentiamo cosa dirà Amadeus, se a livello interpretativo gli piace. Feels like I'm knocking on heaven's door. Ok,
Che bravo. Ha una voce di una pulizia incredibile. Cioè, dimmi se non emoziona. Wow. Cioè, dai, potrebbe anche cantarla con la faccia senza muovere un muscolo. La voce stessa già è emozionante. La voce, cioè, emoziona. Cioè, diamo un bravo. Po' più, diamo più peso alla voce, cioè, che cavolo. Dico che mi ha talmente catturato che mi ero dimenticato di votarlo, e quindi lo faccio immediatamente. Bravo. Sì, sì, quindi a livello interpretativo c'era. Sentiamo Zerbi cosa da dire adesso. Hai cantato una canzone che fa parte della storia, come sì, tu sai. Ecco, uno quello, una canzone famosissima, e quindi già lì coraggio. Io vi giudico per come interpretate le canzoni. Interpretate, sentiamo. Se io oggi dovessi ascoltare una versione attuale di Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan, la vorrei ascoltare esattamente come l'hai cantata tu. Vai, wow. Rudy, vai, 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 dai, Rudy, sentiamo, cosa pensi? Sentiamo. Dai, dai, coraggio. Non dice niente? Di qualcosa contro Amadeus adesso, eh? Vediamo se c'è il coraggio. Quando appunto sono arrivato ho sempre avuto un po' il problema di interpretare le canzoni, nel senso che mi nascondevo sempre sul fatto di magari avere una vocalità... importante. Esatto. Questo è quello che diceva Zerbi, però. Ma infatti, lei è al 100% vero. No. Un po' gli hanno sì, fatto il lavaggio però del cervello questo ragazzo. Ma un po' sì, sicuramente doveva migliorare, però... Sì, ma esagerato. Sì, da lì a dire zero, fai, proprio non interpreti niente, sei un robot, cioè no. Mi piace. Quanti anni hai, Nicolò? 18. 18 anni, dai. Ma no, però è giusto, cioè, per arrivare ai livelli alti bisogna essere dei perfezionisti. È così. Un passo hacia adelante. Adesso potrei essere prevenuto verso lei e Rebecca. Ah, dopo quello che è successo. Bel piede, però. Bam. Je ne viendrai pas. Je suis... Non mi sta dispiacendo, sta ballando bene, però è comunque semplice questo pezzo, perché è lento. Questo salto lì, È tanto trattenuto, tanto piccolo anche la preparazione. Qualche passaggio non io è tanto on the un po' noioso questo pezzo. Sì. Non ha avuto dei cambiamenti, che inizia un po' più e poi... Più che altro lei c'ha uno stile, cioè ballo, una roba classicheggiante, un po' spagnola, con sai gli Appleman, le cose, tutto così, pum, pa, pam, pam, pum, un po' paso doble style, no? Messo un po' così, che è esattamente quel pezzo di latino che le ha fatto fare nella prova, guardatevi la reaction. Mannaggia, Deborah! Rimane sempre su una cosa, non varia tanto. E più che altro chissà se riesce a variare, abbiamo visto che la sua versatilità è, in pratica non c'è. Personalmente ho trovato l'esibizione un po' piatta. Piatta. Brava, Toppi. Essendo anche io danzatrice classica... Guardala! Cioè, le persone da questo lato vogliono vedere le emozioni. Ed è per questo noi che non facciamo così tante cose. Dobbiamo essere ancora più forti sotto questo punto di vista. Sta facendo un discorso lei rispetto a Sienna. Sienna c'ha i tricks che emozionano. Sì. Lei non ha i tricks, quindi devi essere proprio una ballerina che interpreta. E sai che forse che per vive. Me lei è quella che rischia di più adesso uscire. Comunque questa cosa che la danza classica ha una virtuosismi, cioè per me le ballerine classiche fanno dei virtuosismi assurdi, perché fanno delle cose difficilissime. Pensi già solo al sulle punte. Cioè, ma a parte i fouetté, le cose, cioè gli equilibri sulla punta, i passaggi, le gambe, cioè io lo chiamo virtuosismo. Sì, poi... però la domanda è se la gente comune riesce a capire forse quello. Perché poi la danza classica è anche quella che devi far sembra tutto facile. Ma quello, per me quello è un virtuosismo assurdo. Poi, è uno che mai arriva di meno. Lei prende, Sienna prenderà anche un salto assurdo, però Mizzica prende la rincorsa, fa tutto, cioè la cosa da ginnastica, boom, no? Cioè, lei sta prendendo la forza. La ballerina classica vola sulle punte, sfiora il pavimento, non prende mai la forza da nulla, cioè è incredibile per me. Actua. Ci di mille città, dalla solida pubblicità, con la scusa. Ma oggi non riescono a aprire gli occhi i cantanti, eh? No, oggi tutti con gli occhi chiusi. Solo Nicolò. Forse non hanno dormito perché c'era l'aria condizionata accesa. Io ti ho cercato, ti ho pensato un po' più. Non mi sta piacendo. Nicolò è il chiaro vincente tra i cantanti. Cioè, nonostante lui qua si metta lì seduto, faccio tutto il sofferente, così la vivo, però canto tutto nasale, facendo quelle facce esagerate. Non riesco a entrare lì con lui. Non sentito, ma forzato. Sì, forzato, e poi anche la sua voce non è che mi piaccia tantissimo. Mi è arrivato il sentimento, l'emozione, e mentre la cantavi mi sono immaginato tu ed Elisa cantarla insieme. Daniele. Vai Dani. Dove vanno me la mano?
che a volte ci sono professionisti che lo fanno bene, a volte no. Sì, chissà perché. Ed esattamente là ti incontrerò, troverò. Bella, bella sospensione, eh. Altra città, qua non c'è. Dai, non male, giri. Ti porterò dove non sei stata. Oh, malino questo. Voglio vedere Daniele. Secondo me lo fa meglio questo pezzo. Può essere. Lui anche i piedi non sono al massimo, eh. Non, mm. non si stendono proprio. Dimenticherai tutto il dolore. Cioè, lo vedo molto televisivo, eccetera, sai, la faccia, l'energia, tutto, sì. Però ci sono delle mancanze tecniche che su questa coreografia qua si vedono, cioè quel manege. Però degli elementi anche di flow voglio vedere, Daniele, sono sì. curioso. Vabbè, finirlo a terra, easy win. Sì, perché sì, puoi smascherare tutto, in pratica. Mascherare, non smascherare. Smascherare è il contrario. Lui ha 17 anni, 17, bravo. L'anno prossimo è un genio. Ed esattamente là ti incontrerò. Ah, peccato. Era un po' faticoso. Qua non c'è vita, ti respirerò libera come. Una bella schiena, è molto fluida. Sì, però l'altro ballerino su questi passaggi qua era meglio, Porterò dove non sei stata mai, saremo altrove. Tutti devono potenziarlo questo manege, sia lui che il professionista. Ma va anche detto che il manege è molto molto tecnico come... Sì, cioè, ma... Dove nemmeno un dio ci giudica. Ah, niente, l'ha preso in parallelo. Fare le quinte e poi mi fa in parallelo così. Non era top. Si vedono le sue carenze su alcuni passaggi tecnici. 9. In questo caso alle prove ti ha dato 9. No, ma la Celentano sta veramente peggiorando. Ogni anno peggiora. È incredibile. Ci sono stati dei ballerini incredibili che questo pezzo se lo sarebbero mangiato. Tu quanto avresti dato? Ma non puoi dare 9 con quel tour, con quel manege. Ma non avresti neanche dato 5 come manege. Ma neanche 5, sicuramente. Cioè, loro due. Bisogna fare la media dei loro voti. Cioè, è una cosa assurda. Devi lavorare un po' di più sulla personalità. Posso sapere se. Esatto, manca comunque anche qualcosina sulla personalità. Il ballerino professionista, di mia personalità, era molto meglio. I passaggi più quelli di contemporaneo, no? Quelli più passi, eccetera, col corpo. Erano meglio. No, no, lo confermo perché ci sono delle piccole cose dei piedi che devo aggiustare ancora, però a me è piaciuto, è un ragazzo. Cioè, capito? Per la scena solo i piedi andavano aggiustati in quei momenti. Sì, ma non solo, e sicuramente non è. Cioè, non gli dai 9 con i piedi a sistemare. Oh, ma con gli anni peggiori. Sì. Oh. No, è meglio lasciarmi perdere certe volte. Ma no? certo, bisogna imparare, sì. Bravo Daniele, mi sa. Comunque, Deborah non ha detto una parola. Non ho più voglia di litigare. Non ha detto nulla. Ma sicuramente mi è piaciuto tantissimo. Partiamo da questo presupposto, è un'ottima tecnica. È piaciuto. Ho capito dispiaciuto. Anch'io. Per cosa? Ma ti dicevo, cosa è mancata? Un pochino una fiamma, un po' più di sale. Però in generale complimenti davvero. Grazie. Sei insipido, Daniele. Una fiamma salata. Daniele, sei insipido. E qua sono già in c***o. Perché? Perché mi ricordo la sfida che ha fatto con quell'altro là. Miau. Miau. Io voglio miau. Io voglio miau. Beh, però miau poteva entrare, che ne so, al posto di Luke. Che Luke è quello che mi piace meno di tutti. Però non abbiamo mai visto due volte lo stesso sfidante. Quindi lui quest'anno, magari entra un altro anno, però quest'anno no. Strette, ferme le lancette, siamo su, le già. Se salgo io poi sali pure. Non mi sta piacendo per nulla. Cioè, mi fa rimpiangere Sangiovese. Incredibile. E quello vuol dire? Sì, vuol dire tanto, ma... Se vuoi ti contro senza mani. No. Però che ridere, fare la cover di un cantante che ha qualche anno più di te solo. Sì. Quello è divertente. Qui, ma devo dire, lei è veramente un talento. Grazie. È la sua reazione per tutto. Questa l'avrei fatta solo con un po' più di sorriso, perché sì. Fondamentalmente San Giovanni ci gioca con questa canzone. Sangiovese si chiama. L'hai cantata bene, ti muovi perfettamente. Perfettamente. Però glielo vuole dire, okay. L'ironia, il divertimento. Difficile, però per il resto mi sembra la grande. Grazie. Fammi un complimento. Sei bravissimo. Hai dei begli occhi. Sapore di sole. Sapore di mare. Eccolo Luke Skywalker. Che hai sulla pelle. Che hai sulle labbra. Che sulla pelle. Ma è proprio spento come, non lo so. Sulle labbra. Guarda, canta proprio così. Vicino a me. Passano i giorni da un chiodo fisso nello stomaco. Niente troppo indietro.
Lui non lo elimineranno mai, grazie a TikTok, però veramente livello basso qua, eh. E mentre ti bacio cuore di sale. Poi canta con la mano in tasca. Sì, sì. Sembra di guardare un tredicenne che vuole fare il figo, ma è un tredicenne. Ma ho detto ballo, canto. Vediamo sta classifica. Comunque Daniele, comunque primo. No, non lo so io se l'avrei messo primo. Alessio ci sta. Oh, Alessio nonostante terzo, uno bravo. Stile che non guarda, bravo. Sienna, quarta. Ci sta. Rimangono fuori Chiara e Teodora. Teodora, ultima. Forza. Sì, okay. Ci sta. Che classifica avresti fatto tu? Chiara forse un po' più in alto, non, cioè magari non ha fatto. Allora Daniele non è, non è stato il pezzo che mi è piaciuto di più, però effettivamente pensando agli altri era comunque il pezzo più difficile tecnicamente parlando, c'erano tanti elementi tecnici, okay. Non eseguiti perfettamente. Sienna ha fatto tanti elementi tecnici. Sì, però... tanti elementi acrobatici, è vero, comunque... però fatti benissimo. Perché Daniele comunque oggi non è arrivato così tanto, quindi come Sienna magari non arriva tanto, però hanno fatto entrambi i pezzi più difficili, diciamo, no? Alessia è stata molto carina, cioè lei è stata strapulita. Strapulita simpatica, però da prima poco. Posto, no. Forse ci sta difficile. Anche Daniele, Alessia, Alessio, Sienna. Sì, non è tanto. No, è una buona classifica, giusta, sì. Ovviamente c'è poca differenza di voti, soprattutto nei primi 5. Ma anche Teodora, non è che sia più in basso di tutti, ma non. Insomma, non c'è un 15, un 4. Ecco. Ci sta, perfetto. Domina. E invece senza nessun senza dubbio. Iran. No. Ok. Boh, tanto a me è piaciuto solo Nicolò, quindi... Infatti li so, sto pensando anch'io, boh, gli altri non so. Ultimo classificato, nome? Luke, meno male. Chiamami Faro. Forse Chiamami Faro l'hai messo un po' più su. Sì, cioè, sì, tipo comunque ha cantato bene. Senza Cree avrei messo forse penultimo. Sì. Sì, volentieri. Teodora non ha ballato al suo massimo oggi, ma... Non balla mai al suo massimo. Devo dire la verità, non sono sorpresa, visto le botte all'autostima che si è presa questa settimana. Beh, adesso, vai, ma per favore. Ah, ogni volta c'è una scusa, la botta all'autostima, c'ho il collo bloccato, non balla mai al massimo. Però noi siamo alla quinta puntata, mai un'esibizione ci è piaciuta, dai, di cosa stiamo parlando? Adesso diamo la colpa alla Celentano perché poverino gli ha fatto fare la sfida di versatilità e si è dimenticata tutte le coreografie, cioè colpa della Celentano se non ti ricordi i passi. Alessio e Daniele sono stati esonerati per un dolore alla schiena. Il compito era il seguente: imparare in 15 minuti una coreografia di... Peccato. Sì. Sarebbe stato bello vederli. Loro stanno dicendo... Sì. I voti sono stati dati da Alessandra e dal professionista di riferimento per quello stile. Da Alessandra e dai professionisti. Esatto. E comunque... Quindi facevano media. Tutti hanno fatto tutto e invece è arrivata Deborah a fare a caso le cose. Che chic. Hai visto? Madonna, ce ma ne se la mangia. Ma che falsità tra di loro. Se la mangia adesso. Presumendo che avremo finalmente un confronto su quanto è accaduto in settimana, immagino che non mi lascerai finire una frase. Scrive. Sono dell'idea che non bisogna perseverare nel fare cose non giuste. Ma non è non giusta, ma non è vero. Perché insegnare in 15 o 20 minuti una coreografia di uno stile mai studiato prima non è certo una prova di versatilità. Invece sì, è una prova. Semmai una gara di velocità. Anche. Mirata a osservare chi memorizza più informazioni in poco tempo. Esatto. Ed è una prova anche quella, nella danza queste cose servono, raga. Cioè, poi puoi dire facciamo una prova diversa, diamo 2 ore a testa, falla! Chi te lo impedisce? Per gli allievi è controproducente al lavoro che sto facendo per 2 motivi. Ma non è controproducente, aiuta. Hanno perso tempo prezioso che potevano usare per studiare le loro assegnazioni, anche considerando che Rebecca è in sfida. Vanno a casa con una bella botta alla loro autostima. Sì, adesso, guarda, fa anche sì, poi non ho avuto tempo per studiare le mie cose. Che poi che falsa, cioè, le ho rubato, anche facendo lei così, poi rubi tempo ai miei allievi che non possono studiare, eccetera. Poi il giorno dopo arrivi e fai pure tu, rubi nella stessa tempo. Settimana, per, e rubi altro tempo? Dai, se era falsa, cioè fa la settimana dopo, allora sei un problema di tempo. PS, alimentazione, esercizio fisico e sonno possono contribuire positivamente al benessere della mente. Ma che cos'era questo PS? Ma perché? Questi sono ragionamenti da non insegnanti. Brava. Da non veri insegnanti. L'ha pensato. Brava. Da come hai iniziato questo discorso e veramente non hai capito quello che tu hai fatto. Ma cosa ha fatto? Niente, cioè non hai capito, non hai visto cosa è andato in onda? Ma invece abbiamo visto. No, abbiamo visto tutto. E andava bene così. Tutti e due discutono il fatto che tu prenda gli allievi loro. Ma questo non mi interessa, lo faccio da 20 anni qua, 22, e da altri 25 in teatro. Brava, vai. Poi a Emanuele gli ha mandato fastidio gli anni passati. Adesso se ne esce che era un problema. Gliel'hanno detto. Dai, che falso.
litigare adesso, devo litigare Emanuele. Allora, ma io ho i miei... Ma questo guarda è un passo avanti, ma perché... A Chiara ho dato ma zero. Se andiamo... Ecco, cioè lei ha dato zero, cioè ai suoi stessi allievi, dai, di cosa parliamo? Ma e fai una gara dove influiscono i tuoi voti, che finisce con la classifica per i tuoi. Era un compito, non era una gara. Ma infatti per farlo perfettamente ci stava semplicemente che Cele si toglieva dal voto, lo faceva solo fare, sì, sì, così sì. Non rischiava nessuna polemica, perché esatto, come esatto, lì? Non possono attaccarti. Io non ho votato. Infatti, addirittura mettendo il voto della Celentano ha abbassato il voto ai suoi. Sì, cioè, che sarebbe stato ancora più che alto. Sarebbe stato più alto. E questa è la cosa assurda. Sì. Cioè, se tanto do zero alla mia e ha pure all'altra, cioè, loro dicono, ma hai dato zero alla tua e alle altre, nel loro stile, gli hai dato un voto molto basso, che quindi facendo meglio ha abbassato il loro voto nel loro stile. Perché la lamentela è che Rebecca, Teodora, anche nel loro stile hanno preso un voto basso. Cioè, questa è una lamentela grossa. L'hai fatta pure no, tu? Ma i miei sarebbero arrivati primi. L'ha fatta pure lui, brava Cele. Ho fatto le cose eque perché ho fatto fare a tutti la stessa questo cosa. Questo è stato... Esatto, le cose eque, tutti la stessa cosa, ma no, fanno tutti lo stesso, poi lei dà il suo voto, e no, cosa c'è di male? È una classifica, è per valutare, per fare un compito. Anche gli allievi comunque ne hanno tratto delle cose positive, hanno provato gli stili che non hanno mai provato, hanno provato a vedere se sarebbero stati veloci o non veloci, fine così, e va bene. E se l'allievo non riesce ad accettare il fatto di sbagliare, di prendere un voto basso, di esibirsi male, vuol dire che non è pronto per stare lì in televisione dove si sbaglia in continuazione, dove non si arriva pronti a fare le cose, non è pronto per il mondo del lavoro, dove non sempre viene tutto bene come si vorrebbe. Se a voi non sta bene, semplicemente lo dite, non è che vi organizzate e fate una cosa invece totalmente disonesta. Però va detto che comunque la Cele ogni tanto, come anche oggi, che da 15 alle 16, no, certo, cioè, quando ci sono delle cose, volte dove si vede palesemente che al proprio allievo dà un voto esagerato. Poi purtroppo noi non possiamo neanche dire se i voti della Cele nelle classifiche in questo compito qua fossero giusti, perché non abbiamo visto nulla. Visto niente di quello che hanno fatto, tipo classico, non visto nulla. I suoi voti non sappiamo esattamente cosa ha messo lei e cosa ha messo. Sì, dobbiamo ancora guardare una puntata che guarderemo in live martedì su Twitch. Allora, Deborah scrive: ciao Alessia, vorrei assegnarti questo nuovo compito. Ma povera Alessia, perché deve soffrire sempre lei per tutti questi compiti? Beh, vediamo. Perché ogni volta che ti vedo ballare, mi ritrovo ad appuntare sempre lo stesso commento. Cioè? Sei più brava delle mie allieve? Ti vedo troppo spesso con le ginocchia piegate. Questa cosa di ginocchia piegate, le gambe non forti, io non l'ho mai vista su di lei. Sarà quindi indispensabile eseguire bene questi pochi passi per ottenere un risultato sufficiente. Ricordiamoci che lei, nella prova versatilità contro Teodora, pezzo di passo doble facilissimo, quattro passi cagati. Lei invece, coreografia a livello avanzato di classico, stradifficile con fuetta all'italiana. Però era un compito giusto. Sì, equo. Perché lei prova solo a tirare fuori il meglio dalle allieve. Non li mette in difficoltà come fa la Celentano. Beh, già. Vibes, tutto a posto, dai. Sì, sì, sì. Musica. Ma che fisico, guarda che gambe. È una baracca sul fiume per pulire. Va bene, dai, fino adesso è fattibile a livello tecnico. Però su questo stile le linee fanno... Sì, fanno, però ho capito, lei deve poterlo eseguire tecnicamente in maniera accettabile. Quando sono giù porta. Che già che una latinista riesca a fare sto pezzo, assurdo, Sì. Ad arrivare alla fine, mai visto, cioè, del genere. Chiedi a Mattia di farlo, dai. No, tutti i latinisti che avevamo visto finora. Nessuno, solito classico. Nessuno. Ho più tempo per metà, non voglio mica la luna, ma chiedo solo. Che bella che lei. Dai, però canzone questo... è interessante per questo stile, ti dirò. È già più fattibile rispetto al compito che ha fatto. Sono curioso, adesso mi piace molto sull'espressività. Vediamo quanto sarà distratta dai sì, passi. Sì, secondo me tanto. E perderà anche nell'eleganza nella parte alta del corpo, almeno l'altra volta sì, è stato così. Visto subito, sì. Sulle braccia. È difficile, ti concentri sulle gambe e la parte braccia... sopra si ridisce. Irrigidisce. Che parola difficile. Dillo in tedesco. Non lo so. Dai, figlio. Non lo so. Dai, mi bruci le battute. Perché? Non lo dire. È facile invece in tedesco. Steif. Vabbè, è facile. Un grande letto, sai di quelli che non si usano. La quinta niente. Mamma mia, quel piede, poverino. Ma appunto, qua si parla di linee, sì, se sì. Il piede non c'era. Però già stava traballando, la quinta non c'era. Però vedi, dai, gli scenei, i giretti, un bel passé, comunque, un buon pirouette. Chiedo soltanto un momento. La gambina bassa. Però ricordiamo, è una ballerina è di una latino. È una ballerina di latino. Ci prova, si vede che l'ha studiato, comunque. Non voglio mica la luna, ma chiedo solo di andare, di stare con te. E non sta perdendo troppo la faccia, ti dirò. Sì. Guarda, sta sorridendo. Sì, poi viaggia. Non voglio mica la luna. Ehi.
È lì. Vede che prova, sì, prova a spingere con qualsiasi parte del corpo. Le gambe sono basse, eh? Mi aspettavo più gambe su. Vabbè, dai, è arrivata la... Non mai le gambe. I latini no, però lei, avendo studiato, l'ho vista che comunque è elastica, e allora pensavo che salissero un po' di più. Beh, sì, insomma, voglio dire, per una latina... Per una latinista? Io sono sorpreso. Che chiedo a lei? Lei è lì per i cantanti, no? Sì, però ci sta. Devo dire che Alessia è una cosa molto bella, si butta. Sì, si butta. E ha studiato un po' di classico. Si vede, per forza. È un lavoro molto bello che tu hai fatto e che penso ti debba portare anche nella tua disciplina. Ma l'abbiamo già detto e anche Alessia stessa l'ha già messo dicendo che lei studia tutte le mattine classico, esatto. Appunto perché aiuta anche negli altri stili. E lo studia da prima di Amici, questo è il fatto. E l'ha aiutata tantissimo, si vede nel suo. Che lei è molto brava nel suo stile e quindi nella sua categoria è molto importante essere bravi. A questo punto, nella propria categoria è molto importante essere bravi. Per me è zero. E quindi ti devo sospendere la maglia, Alessia. Perché lei, almeno su questa cosa, un po' di coerenza ce l'ha. Zero è basso. Non è che da 9 così a caso. 15 però da a caso. Cioè, è lì incoerente, E sei veramente predisposta per gli altri stili. Alessia, lei sospendi la maglia, lei se ne deve andare dallo studio, questo ti è chiaro? Certo. Vabbè, soffrirà un po', piange, ma poi la restituisce. Beh, però, per essere latina, è stata brava. No, io devo giudicare quello che vedo, come faccio sempre del resto. Sono sempre in disaccordo con la maestra. Sì, ma ci sta qua essere in disaccordo, però io sono d'accordo col fatto che almeno fa sempre la stessa cosa in questa situazione. E noi giudichiamo di avere un percorso. La danza classica è che è una cosa molto seria. È che c'è tutta la danza. Tutta la danza basta. È seria, eh? Quindi, non è che è solo la classica. Certo. Ma non ha detto questo, Emanuel! Ha detto danza classica è seria. Non ho detto solo la danza classica. Diciamo che è stata una settimana dura, un po' emotivamente. Io c'ho sempre il tizio che piango sempre. Carino. Vabbè, lei è finita in mezzo a questa diatriba tra professori. Esatto, io direi quella cosa lì. Cioè, diciamo, mi dispiace che devo passare in mezzo io, solo perché voi dovete litigare. Organizzatevi un incontro di pugilato, cioè. Io sono soddisfatta, mi dispiace soltanto per quella piccola sbavatura. Piccola, dai, ce n'erano un po' di sbavature, però. Intendeva quella sul développé, dove ha traballato, stava quasi cadendo. Sì, perché le altre cose le ha fatto al suo massimo... capacità. Sì. Quella cosa lì poteva farla meglio, quindi ci sta. Adesso devi lasciare lo studio. Ok, grazie. Grazie Alessia. Tutti quelli che sono lì, se fossero allievi della Celentano, a parte Chiara e Daniele e Teodora, facessero una prova di classico, uscirebbero. Eh sì. E sto bene quasi sempre. Alessandra Amoroso. Cos'è l'opposto di amoroso? Odioso. La versione cattiva di Alessandra Amoroso. Il tuo modo di cantare tende ad essere sempre oclato. Quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Solo a te. È blu celeste. È blu celeste. È blu celeste. Però non la puoi fare tutta con gli occhi chiusi, dai, ditegli qualcosa. Il fatto è che nessuno glielo dice. Ai ballerini viene corretto ogni minimo ogni piede, cosa. Posa, qualsiasi cosa. Ti sei lasciato un vuoto, un pizzico di nostalgia. Avevi gli occhi di... Zerbini già piange dopo 30 secondi, neanche 30 secondi. Qui nascosto c'è una cipolla tagliata. È blu celeste. Vabbè, autotune ce n'era un pochino, questi occhi chiusi. E Rudy piange. Dai. Si vede, posso, è il mio lavoro, non posso far finta. Il mio lavoro è far piangere la gente in TV. Non posso far finta di niente. Superpotere di Maria. In quello che scrivi e sono contenta perché hai proprio reso il senso del pezzo. A me non dispiace lui, devo dire che continua comunque a piaciucchiarmi. Non è niente di... non è Nicolò. Ha degli evidenti problemi di staging, però... Uri, hai una scrittura veramente potente. Io sulla scrittura faccio poca attenzione. Difficile valutare tutto in un'esibizione, cioè ascoltandolo solo una volta, perché ascoltare il testo, ascoltare come lo dici, come lo canti, come fai staging, è complesso. Quello che diviene meno facile è dare l'intenzione giusta alle tue meravigliose parole. Ci sta. Sì, è una buona correzione questa. Pensando che è meglio cantare con la zappa che col palo nel culo. Scusa. Nel senso che... Ma cosa vuol dire? Boh, così, a caso. Con che cos'era, una frecciatina Nicolò questa? Veramente? Veramente? Gli stai dicendo che Nicolò ha la palla nel culo? Ti ho preso il do maggiore, il domino, capito? Hai cantato col cuore, buttalo oltre l'ostacolo. Ma certo. Hai scritto una cosa bellissima. Certo. Dai. Intendeva quello. Sì, palese. Perché con chi ce l'aveva Zerbi? Sempre con Nicolò. Solo con Nicolò. E chi è che dice che canta tutto rigido, che non interpreta nulla? Nicolò. Quindi ce l'aveva con Nicolò, che è una bestia, fortissimo. Arriverà sempre prima. E il palo nel culo assolutamente non ce l'ha. Sfidante che si chiama Sofia. Ciao. Oh, vedi.
vediamo, Sofia. E a giudicarvi c'è Marcello Sacchetta. È tornato il tecnico. Let's go. Bella morbida. Pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais. Ah, interessante sta ballerina, guarda bei cambi di dinamica. Tout seul à quoi j'ai déjà pensé. Dire que. Guarda questi scambi. Beh, carino. Tout seul. Du coup. Tu as eu des pensées sus. Tra l'altro è piccolina ma balla in grande, perché. Balla grande, mi piace come si muove, la qualità di movimento che ha. Guarda questi. Pum, pum. Se pensi che mi fanno vivere. Bello anche, anche il salto, sì. Stra sostenuto. Qua c'è sì, la musica pirouette, dai. Fammi qualche elemento. Dai, qualcosina c'era. Sì, sì, il tremolio. Sì. Belli, ha variato anche qualche blocco. No, non male. Occhio, attenzione. Io preferisco lei a Rebecca, con questa esibizione qua, rispetto alle esibizioni che abbiamo visto di Rebecca in passato. No, 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 poi mi ha rotto sti pezzi, hanno proprio rotto, cioè non ne posso più. Cioè, sempre uguali. Cioè, amici, è il posto della sensualità. Mm. Se sei una ragazza devi fare queste cose. Le pirouette buone, però, no, cioè, ha stravinto l'altra per me. I gotta go! I gotta get away! Cioè, dai. Carino questo. Brava. Musicale anche. Ehi, sta mettendo tutte le cose che c'ha. Sì. No, per me ha vinto la sfidante. Sono in difficoltà perché non c'è una vittoria schiacciante. Non schiacciante, ma c'è una vittoria. Tutte e due molto preparate. Sì, però... dai. Tu hai portato sicuramente un po' più un mondo concettuale, un pezzo un po' più concettuale, tu hai portato, Rebecca, un pezzo un po' più commerciale. E preferiamo il concettuale qua. Il vincitore di questa sfida, che è la presenza scenica. La presenza scenica. Rebecca. No. Ma la presenza scenica non è sbattersi in giro. Era brava lei. Chiedevi un altro pezzo. Almeno sì, fagli stare una settimana in casetta, prendi tempo. Era più che altro un esercizio. Era quello di allenarti a stare bene sulle gambe, no? Però è vero anche che togliere la maglietta non ha senso. No, non ha nessun perché senso. Perché se no tutti dovrebbero sempre togliere la maglietta appena fanno un compito, non nel loro stile, perché sì, per sì, forza non è sufficiente. Non ha nessun senso. Lo so, infatti almeno due. Almeno due. Ma due ci stava, infatti. Infatti. Tre, quattro si poteva dare, dai. Infatti un po' fa male beccarsi lo zero. Comprendevano che quel compito sarebbe stato impossibile svolgerlo a livello sufficiente. E lo prendevano sostanzialmente come un compito, ma soprattutto come un esercizio. Quindi alla fine passo io dalla parte del torto. No! Cioè... beh, sei tu dalla parte del torto, cioè togliere la maglia non ha senso. Ma che senso ha? Io entro come la tiro, mi fanno fare classico, mi eliminano. What? Però io ho sempre ragionato così. Giusto. Non è che adesso posso cambiare ragionamento perché Alessia è mia allieva o perché mi sta simpatica. Brava, meno male. Almeno su questa cosa c'è della coerenza. Che sì, non sì, ha motivo sì, per piangere. Certo, perché certo. Esatto, non c'è nessun motivo di piangere perché tanto non è che ti eliminano. Sei tranquilla. Sì, infatti è più una questione personale perché lo so che non era sufficiente. Però sì, effettivamente zero non valuta neanche il tuo impegno e il fatto che l'hai già studiato. Non ma no, ma non era da zero. Le cose stavano a zero e non farlo. Senti, Rebecca ha vinto la sfida. Ah, e infatti volevo sapere come sì. È sta. Okay, perché... adesso c'è la sfida di Trigno. Ah, porca c***a, che sfiga, poteva perdere. Ma Rebecca ha vinto la sfida. Sarebbe stato epico. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Trigno ha fatto dei pezzi un po' strani ultimamente. Il Trigno, maledetta Milano. Me l'abbiamo già sentita. Maledetta Milano. Ah, i bimbi in piazza fanno ancora gara, chi tira più forte. Ah, ha tirato un calcio, non si può fare? È troppo letterale, non sa interpretare. Non puoi fare no. Così con le labbra. Calma, fa paura il brivido della notte. Oh no. Anche quando andrò fuori di testa. Andrà fuori di testa, eh? Cioè, troppo letterale anche questo. E passeremo le notti a fumare nel letto e non... no, raga, non fumate, fa male. Poi le notti fumare nel letto, no. Cioè, cosa vuol dire? Che tutta la notte non dormi ma fumi after e basta. Sex, capito? Ma quando l'hai capito che io sono casero e da...
Guarda, tra i due tengo Trigno solo perché fa casino in casetta. Sì, è una personalità. Non poteva non rimettere... Non mi piace, Miao. Miao vinceva qua. Miao vince. Miao perde solo contro Nicolò. Tipo. Che però ho ascoltato il singolo che non... mi hai mandato. Quello che ha registrato fa... non mi piace, perché è tutto autotune. L'ha masterizzato lui, non so. No, tutto autotune brutto. Invece in live era molto meglio. In live era... Miao. E sapevi di aver raggiunto delle parti in cui c'era un po' di difficoltà, che poi sono note che hai scritto tu. Sì. Detto ciò, io credo che sia giusto che Trigno continui il suo percorso. Sì. Fre, bravo Fre. L'insegnante di appartenenza dell'allievo suggerito per l'eliminazione ha la possibilità di farlo esibire per dimostrare al collega che si sbaglia. Teodoro e Luke. Anna? Sì, Luca. Oh, vai, Skywalker. Sei molto giovane e quindi sei molto acerbo. Ma che faccia fa, Laurella? Le sta pensando, però c'ha tanti iscritti, eh. Finta borghese con le mie quinte addosso e alla fine mi porti solo guai. Ma no, cioè, guardalo, staging non ci siamo, con la voce non ci siamo, col testo non ci siamo. Arte, c'è rimasta questa no. Cosa ha fatto, Teodora? Sta male? Esce? Deborah, se vuoi raggiungere Teodora... È uscita Teodora, ma Teodora deve andare a casa, cioè, non... Non la vive bene. No, no. Non faranno le cover. Le cover sono degli esperimenti, delle prove che loro fanno tutti i giorni per crescere. Ma poi quello che porteranno fuori sono i loro inediti. Allora. Sì, ma anche sto pezzo, cioè... No. Sono paziente e voglio dare a lui il tempo di crescere, perché c'ha 17 anni. Ci sta, vediamo. Questo se è vero, sorprende. Però non lo so, io non vedo... Più che altro ad amici ci si aspetta una crescita veloce, perché sì. Sennò gli altri ti superano. Ma veloce, ma anche minima, ma qualcosa. Io non ho visto niente di niente in 5 puntate. Cioè non c'è stato anche un minimo mezzo passo avanti, non c'è stato. A me non me ne frega niente di quello che pensi tu. Ci sono dei limiti. Non me ne frega niente di quello che pensi tu. Ad amici mi manca un po' l'unione. Della coppia. Ragazzi, guardate le reaction di Ballando con le stelle, perché fanno molto ridere. Noi che ci arrabbiamo siamo divertenti. Ci sono dei limiti evidenti che lui non può superare in 4 mesi prima di andare al serale. Quello anche è vero. No, sono molto d'accordo qua con Anna, incredibilmente. You have brought so many great artists up. I compliment you. Sta facendo i complimenti. She's one of them. Ti sta facendo i complimenti. Ti stai insultando? Ah, ok. No, che lui ha fatto tutto un discorso. Stai facendo i complimenti. Traduzione. Io ho fatto l'opposto a Germany's Got Talent, no? Che stavo parlando, non è che gli ho detto cosa hanno detto. Mi giro solo, ci stanno insultando. Sì. Ah, ok, esatto. Sì, grazie ragazzi di aver visto anche questa puntata. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivetevi a questo canale per non perdere i prossimi video, per supportare il nostro lavoro. Mettete like e commentate con quello che ne pensate di questa puntata. Noi ci vediamo nel prossimo episodio.